diciamo. Quindi io credo che Fracassetti possa contare, attenzione, attenzione, adesso parla dentro l'area l'inserimento di Mauri. Tutto pronto per la battuta, calcio di punizione, il tiro sulla barriera, poi Tarenzi, la palla finisce fuori, il cross sul primo palo, Tarenzi, anticipata, la palla rimane lì, può iniziare l'azione in contropiede del Mozzanica. Locatelli cerca e trova Tarenzi, va Tarenzi, il lancio illuminato, Locatelli è solo, Tarenzi, Tarenzi, e lo spreca, la tira fuori, vediamo se riesce a tenerlo, sì, palla indietro per Tarenzi, il cross, una cosa a metà fra il tiro direttamente in porta e l'assist per Piccino, la palla finisce fuori. Nasuti, palla per Tonani, il cross, il tiro fuori, Piccino, il gol di Chiara Piccino, schema su calcio di punizione assolutamente splendido. Stato ancora l'attacco del Mozzanica, Piccino, assist per Mauri che ha il tempo di entrare dentro l'area, prova la bomba, 2-0 all'inizio del secondo tempo, ancora Claudia Mauri con un contropiede micidiale, ha sfoderato tutta la sua potenza. Tarenzi prova a portarsi via il pallone, entra dentro l'area, va Tarenzi, il cross ancora per Chiara Piccino che prova il tiro al volo, palla finisce fuori per Tonani, sbaglia il primo controllo, riesce comunque a metterla, Tarenzi di testa, la parata di Fagotto. Locatelli, sale ancora Tonani, buona prestazione anche di Francia oggi, il cross sul secondo palo, ancora l'arrivo di Tarenzi di testa, esce male Fagotto, 3-0! È una passeggiata adesso per il Mozzanica. Sì, una passeggiata molto molto salutare. Tonani, altro lancio in avanti per Tarenzi. Palla che passa, Piccino, la palla ancora lì. Nasuti, Mauri, ha allargato il pallone per Tonani, altra palla dentro per Tarenzi. La Tarenzi prende, portarsi avanti il pallone, è solo Tarenzi, il tiro e il gol, 4-0, Mozzanica dilaga. Eh sì, dilaga, in tribuna si inizia a intonare anche Taregoi. Cavallini, va Rossella Cavallini, prova la conclusione di destro, diretto, non può impensierire Alessia Gritti, il Pordenone con Piai. Doppio lancio di Piavi, primo inviato Locatelli, Cavallini, il suo diagonale, palo, gol del Pordenone, è stato Rossella Cavallini in diagonale a segnare il gol del 4-1. Intanto Bottain prova ad andare fino in fondo, il cross e c'è il gol direttamente dal fondo campo, 4-2 al 39esimo. Scarpellini, va Scarpellini, palla dentro per Bianchi, e sola Bianchi, attenzione, la conclusione fermata da Fagotto, palla ancora viva, Piccino il destro, la parata di Fagotto. Gliari, l'altro rinvio di Locatelli, la palla che scorre, Chiara Piccino a campo adesso, rincorsa da Zanoni, Piccino, Piccino prova il pallonetto, lo sbaglia, va Scarpellini da sola, entra dentro l'area Scarpellini, Scarpellini, il suo tiro deviato